Questa sera qui con me c'è un personaggio importante, reduce da un successo davvero strepitoso che ha avuto a Firenze. Voi direte, ma chi sarà? Ebbene, è una persona che nella nostra città, dopo 4 anni di assenza, il giorno 12 al Teatro Civico farà questo concerto, questo recital. E quindi diciamo subito chi è qui con me, è il maestro Paolo Restani. Buonasera, sì, maestro, tanto complimenti per il successo avuto ieri a Firenze, è stato abbastanza caloroso, diciamo, il pubblico. È stato molto caloroso, sì, una bellissima esperienza, l'Orchestra del Maggio fantastica come al solito. Sono felice di questi due concerti. So che gli hanno chiesto anche il bis, perché io ho sentito anche questi, quindi sono stati molto... Ecco, noi parliamo, dopo 4 anni torna alla Spezia, emozioni non notevoli, ma comunque soddisfazione, anche perché questa sua venuta, il concerto, a parte diciamo, il ricamato, andrà a per la neuropsicatria infantile, per dei moduli particolari che mancano. Questo certo, è, anche è importante. È importante, sì. Vero? Sì, assolutamente. Quindi, diciamo che lei, Paolo Restani, consapevole virtuoso. Consapevole virtuoso. Ma questo è un titolo, è un titolo hanno dato che hanno dato a qualche recensione mia. Qualche recensione sua. Consapevole virtuoso, che cosa vuol dire? Io innanzitutto vorrei dire che per certi aspetti detesto il termine virtuoso. Vero. E virtuosismo. Perché spesse volte capita che il virtuosismo sia lontano mille miglia dalla musica e dal significato sentimentale delle opere. Poi le dico consapevole fino a un certo punto, nel senso che la musica è una parte importantissima della mia vita e almeno di questo sì, posso dire di essere consapevole. Ecco, prima di Firenze è stata Berlino, giusto? Prima di Firenze, prima della Berlino. Produzione al Comune di Firenze, ho suonato al Concerthaus a Berlino, sì, ecco, la settimana scorsa. La domanda che desideravo è fare questa, è diciamo, l'aspetto della platea, tra quello che è Berlino, diciamo, la cultura, diciamo, sì, tedesca e quello che si verifica da noi rispetto a quello che è l'attenzione dei giovani verso la musica. Ma secondo me questo è un problema grave che si riscontra in particolar modo in Italia. Sì. Adesso sarebbe lungo e difficile trovarne le cause, però il dato di fatto è che il pubblico inglese piuttosto che quello tedesco è composto non dico prevalentemente, però in gran parte da giovani. E per quanto riguarda l'Italia è un controsenso, perché d'altronde in Italia ci sono molti conservatori, alcuni dei quali effettivamente egregi, diverse accademie musicali, scuole medie inferiori e superiori anche di indirizzo artistico, insomma. Però ai concerti manca quel genere di pubblico giovane che, devo dire, è anche un piacere e un onore avere a certi concerti, perché sappiamo bene che alcune generazioni sono forse più abituate, no? A un certo tipo di tradizione con la musica classica e quindi sinfonica, da camera, sì, eccetera, eccetera. Mentre invece altre, soprattutto in questi ultimi tempi, sono abituate ad un altro tipo di genere musicale e quindi averli è raro, però farebbe davvero piacere in sostanza. Io volevo farle una domanda perché lei è stato allievo di Vincenzo Vitale, sì, è stato evidentemente una personalità unica, quasi un genio. Sì, lui è stato un genio della didattica, musica, sì, didattica pianistica. Ecco, che tipo era? Ma guardi, io innanzitutto ricordo il maestro Vincenzo Vitale in modo affettuoso e sentimentalmente profondo, anche perché lui è mancato che io avevo 17 anni. Ho studiato a Napoli con lui durante la mia adolescenza, prima adolescenza in sostanza, sì, dai 12 anni ai 17 anni. Dire persona straordinaria, musicista geniale è poco, perché ha un'infinità di qualità professionali, univa senz'altro un carisma, una simpatia, una cultura anche un po' napoletana, insomma, quel vedere le cose con un certo senso dell'umorismo, no? Estremamente profondo e a volte particolarmente malinconico, che direi che mi mancherà tutta la vita. Ma che comunque in parte ha trasferito in lei, insomma. Non so se ha trasferito sicuramente, però me lo ricordo in questo senso. Ma questo sicuramente senso. Tra i lasciti del suo maestro c'è l'amore per Liszt.
È vero? I lasciti del mio maestro sono innanzitutto, guardi, le dico la verità, il rispetto profondissimo per la musica, per la disciplina musicale e sicuramente anche un certo tipo di passione per Liszt. Ma la passione per Liszt nasce in realtà da una fortissima passione per il pianoforte. Certo. Essendo stato Franz Liszt, oltre che un grandissimo compositore, anche probabilmente dicono insomma il più grande pianista mai esistito, un uomo di assoluto fascino, dalla vita piena di esperienze musicali ed extramusicali, in sostanza, musicali, che l'hanno reso insomma quel personaggio fantastico. Tant'è vero che potrebbe dire che insomma in Liszt c'è l'angelo e il demonio. In Liszt c'è assolutamente l'angelo e il demonio. Liszt, non dimentichiamo che attorno ai 45 anni di età è diventato abate, mentre invece prima, se non ne ha fatte di tutti i colori, quasi in sostanza, ha girato il mondo, ha conosciuto un'infinità di personaggi del tempo e non solo musicisti, ha avuto diverse relazioni sentimentali. È un uomo, diciamo, che ha vissuto un pochino tutto quello che sentiva di voler vivere, scostandosi da certi stilemi di abitudini, di tradizioni, insomma, che probabilmente erano anche cari a certi musicisti del tempo, diciamo una sorta di mentalità borghese, no? Che avvicinava la musica al pubblico. Ecco, questo Liszt l'ha rifiutato a priori, secondo me. Dà l'impressione Liszt di non essere mai soddisfatto, sempre alla ricerca di qualcosa. Liszt è sempre alla ricerca di qualche cosa. Questo si nota anche dal travaglio delle sue composizioni. In realtà Liszt non ha neanche dato dei numeri d'opera alle sue composizioni. Questo è un fatto interessante. I musicisti romantici, ma anche alcuni musicisti del periodo classico, davano un numero d'opera, in qualche modo scrivevano proprio il momento in cui un pezzo iniziava e terminava per loro stessi, no? Per il momento della composizione. Ad esempio, ieri a Firenze ho suonato due brani di Liszt per pianoforte e orchestra, sono il secondo concerto e Tod & Tanz, e hanno avuto un'elaborazione di circa 25 anni. E nonostante questo, chissà poi Liszt stesso come li suonava. Non c'è mai qualcosa di assoluto nella scrittura di Liszt, è sempre qualcosa alla ricerca, anche per quanto riguarda la sonorità, per quanto riguarda il fraseggio, per quanto riguarda proprio certe considerazioni anche sentimentali, no? Non è che non fosse mai sicuro, probabilmente era così sicuro di se stesso e del suo modo di comunicare agli altri che si sentiva in grado di elaborare il proprio pensiero a seconda delle cose che gli capitavano nella vita. Può essere anche lei parla di modo danza di macabra, per esempio, no, danza macabra è la traduzione, danza macabra, medioevo, questo fosco ambiente. Ecco, ma non potrebbe avere attualità anche oggi quando si parla di morte? Si può rivivere attraverso l'opera? Io le dico, purtroppo la morte è di un'attualità sconvolgente. Gente, sempre, per chiunque e può sempre. Essere? Sì, anche perché Liszt comunque non usa mai delle fascinazioni particolari sulla morte, ma cerca di rifletterci sopra. Sopra. E tutta una serie di sue composizioni, cioè di suoi pensieri sulla morte, sulla fine, sulla precarietà della vita, in realtà sono ben presenti nella sua letteratura pianistica e anche sinfonica, direi. Ecco, ma all'interno di questa danza così demoniaca c'è una forma di speranza, si può? Ma secondo me all'interno di Tod & Tanz, del brano che ho appunto eseguito ieri a Firenze, che poi ho anche eseguito a Berlino la settimana scorsa, non penso che si possa parlare proprio di speranza, semmai ci sono dei tratti di così rassegnata umiltà nella consapevolezza della fine, una sorta di appunto di contemplazione per quello che può essere un movimento demoniaco che poi va ad inghiottire tutta una serie di sensazioni che a volte diventano veramente abissali e spaventose. Ecco, le sue sensazioni quando lei lo esegue? Ma innanzitutto è un pezzo estremamente difficile. Quindi le mie sensazioni, in realtà io
ogni volta sono abbastanza preoccupato di eseguire questo pezzo, perché è davvero terrificante da un punto di vista tecnico, pianistico. Sì. E le mie sensazioni però sono... Lei pensi che il sottotitolo di Liszt a Totentanze è Il trionfo della morte? Il trionfo della morte. E oltretutto Liszt si ispirò proprio a un episodio dei suoi viaggi in Italia. Lui visitò il Camposanto di Pisa e vide questi affreschi attribuiti all'Orcagna, dove c'è appunto il trionfo della morte, no? Sì. E lui rimase stupefatto, affascinato da questi affreschi, e da lì nasce l'interpretazione, l'idea per Totentanze, il trionfo della morte. In Totentanze, secondo me, si può dire che la morte vince, ma è una morte però... sicuramente drammatica, ma non catastrofica. È qualcosa di, se vogliamo, anche un po' wagneriano in sostanza, sì. No? Qualcosa di che conquista in qualche modo, qualcosa quasi di eroico, di non paradossalmente non pessimista, no? La morte diventa un personaggio in qualche modo, un personaggio orgoglioso, fiero, a volte anche petulante, a volte. Però è tutta una serie di visioni, no? Proprio tipo un affresco, insomma, un affresco gotico che prendono. Queste sono un po' le mie sensazioni quando però sono... Però c'è anche un altro avvenimento che lei ultimamente ha fatto alla Scala, che ha suonato con Riccardo Muti. Sì, con la Filarmonica della Scala, Riccardo Muti. È stata una bella esperienza. Questa. Un'esperienza indimenticabile, perché Riccardo Muti è un musicista indescrivibile, sì. Per profondità di pensiero, novità di tutta una serie di componenti anche umane, direi, che certo. Ho trovato in lui, che veramente non mi aspettavo. È stata un'esperienza davvero indimenticabile questa sera. Ma la domanda è, diciamo che forse può sembrare banale, ma l'artista quando è sul palco avverte che si è instaurato il feeling, che la platea segue, cioè l'atmosfera è completa oppure no? Ecco. Si avverte dopo i primi attimi, perché... e allora quando nasce l'abbandono, no? Sì. Per comunicare in qualche modo bisogna abbandonarsi, e si avverte il pubblico e si avverte una sorta anche di magia certe Vero. Volte, no? Che si crea, tant'è che poi, ecco, secondo me il concerto è qualcosa di assolutamente diverso dall'ascolto di un compact disc, piuttosto che anche un DVD, eccetera, eccetera, perché è qualcosa di irripetibile. È quello che succede in quel momento. È un'onda magnetica. E l'artista sente il pubblico e viceversa. È qualcosa che si trasmette, no? E credo per questo valga la pena, insomma, di andare ai concerti, altrimenti. Programmi futuri? I programmi futuri, dunque, la prossima settimana a Roma ho due concerti con l'Integrale Studio di Chopin e con i Studi Trascendentali di Liszt, subito dopo Napoli. E poi inciderò per Amadeus immediatamente dopo questi due prossimi impegni, gli Studi Trascendentali di Liszt, e poi un po' dappertutto, in Italia, all'estero, sempre in giro in sostanza. Insomma, quindi non abbiamo molto da riposarsi, anche perché evidentemente, insomma, oltretutto è come prendere quasi la linfa da questa forma di attività. Sì, no? È un po' prendere la linfa, comunque è una passione, vuol dire il pianoforte. È come rigenerarsi ogni volta quasi. A volte sì, quando non si è troppo stanchi, a volte sì, poi a volte però sì. Poi quando si entra. Si tratterebbe appunto proprio di lasciarsi andare, sì, all'emozione. Allora diciamo che il giorno 12 noi lo avremo qui al Civico, sì. Il concerto, dopo 4 anni, quindi dopo 4 anni. Siete tutti invitati naturalmente a venire ad ascoltare il maestro Paolo Restani, anche perché oltretutto è una serata di beneficenza a favore dei bambini bisognosi di cure, purtroppo di cure, e che quindi è un atto anche di solidarietà. Maestro, non si dice in bocca al lupo, si dice in bocca al lupo, e noi ci rivedremo al Teatro Civico. Benissimo, grazie. Grazie a lei e a voi tutti, buonasera, al prossimo appuntamento. Buonasera.